io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi sono qui per parlarvi delle 5 serie TV che ho visto su Netflix. Prima di lasciarvi al video, volevo ricordarvi che è attivo il mio Avon Store www.avon.it/store/jennyonlineshop, ma trovate il link nell'info box, ed è il mio sito in cui potete acquistare tutti i prodotti della linea Avon. Oggi vi mostro il rossetto Red Supreme, un bellissimo rosso intenso adatto al Natale, all'autunno, mi piace molto davvero, ed è della linea Perfectly Matte a 5,99€. Dopodiché volevo anche dirvi di seguirmi su Instagram, perché è lì che vi faccio le maggiori domande, i sondaggi per i video, le idee per i video, eccetera. Quindi se volete rimanere aggiornati su tutte le nuove idee, sui prossimi video e quando esce un nuovo video, seguitemi lì. Il link lo trovate sempre nell'info box. Partiamo subito. La prima serie TV e l'ultima che ho visto è Emily in Paris. Emily in Paris è una serie di cui ho sentito moltissimo parlare e una sera ho deciso di iniziarla. Vi dico solamente che l'ho finita in 2 giorni, questo perché vi prende tantissimo. Emily in Paris non è una commedia, ma fa molto molto ridere, e parla di questa ragazza Emily che, siccome il suo capo è rimasto incinta, deve partire lei al suo posto per la Francia. Ebbene sì, Emily si trasferirà a Parigi, in cui lavorerà per una grandissima casa di marketing. Questa serie parla di social media, di marketing, ma anche moltissimo di moda. Mi è piaciuto tantissimo riguardare il look di Emily, perché ha un look davvero particolare, sembra quasi Gossip Girl, infatti ci sono alcuni riferimenti alla serie. E niente, io ve la consiglio moltissimo perché fa ridere, è leggera e adatta a questo periodo in cui purtroppo dobbiamo rimanere a casa. La seconda serie TV che ho visto è Lucifer. Ho visto tutte le stagioni di Lucifer e l'ho amata. Beh, come dice il titolo, parla praticamente del diavolo che scende a Los Angeles. Eh sì, scende a Los Angeles insieme al suo demone, Maisie King. Ci sono tantissimi riferimenti biblici, quindi trovate i maggiori personaggi come Eva, Caino, Dio, il fratello di Lucifer, la famiglia di Lucifer, la moglie di Dio, eccetera. E mi è piaciuta davvero tantissimo, e quello che ho detto è davvero riduttivo per spiegare questa serie. E il diavolo, quindi Lucifer, si trova sulla terra, quindi a Los Angeles per una vacanza, ma inizierà a lavorare a fianco ad una detective, e assieme a lei scopriremo i maggiori casi di Los Angeles. A me è piaciuta tantissimo perché mette insieme un po' il fantasy e i detective, quindi scoprire i casi, guardare gli indizi, eccetera. A me è piaciuta davvero tanto e ve la consiglio davvero. Ve la consiglio anche di guardarla in inglese, perché così capite bene le voci dei personaggi, perché il personaggio Lucifer è così sensuale che in italiano rende pochissimo. Io l'ho vista in inglese con i sottotitoli italiani e vi consiglio di fare lo stesso. La terza serie TV è The Haunting of Bly Manor. È una serie horror, è la seconda serie horror uscita dalla stessa casa produttrice della prima, che ha fatto davvero scalpore, di cui si è parlato moltissimo, e ho deciso di iniziarla a vedere perché ne avevano parlato alcuni male, altri bene. Allora, a me è piaciuta tantissimo. Parla di questa istitutrice che decide di accettare un lavoro come istitutrice, appunto, di due ragazzi che hanno perso i genitori e si trovano in questa casa, in questa grande casa, e sono sotto la tutela dello zio, uno zio però che non si vede mai a casa, e questi due ragazzi crescono con la governante, il cuoco e la giardiniera. E c'è un passato davvero davvero scuro dietro questa vicenda, e non mi va di raccontarvi oltre della trama perché è bello scoprirla man mano che si guarda questa serie. Questa serie l'ho guardata in italiano, c'è anche in inglese, ma mi è piaciuta davvero tantissimo, addirittura di più della prima. Non capisco perché alcuni dicano: ah, ma è solo una storiella d'amore, non mi ha fatto paura. Beh, a me ha fatto più paura della prima serie, che è totalmente scollegata nonostante gli attori siano gli stessi. E niente, è una serie davvero piacevole per chi piace l'horror. La quarta serie TV è Dark.
Dark non l'ho finita di vedere, mi sembra gli ultimi episodi, insomma, adesso non mi ricordo bene dove sono arrivata e non vi parlerò della trama perché è troppo difficile da spiegare. So che c'è addirittura un sito in cui fare l'albero genealogico, perché ci sono così tanti sbalzi temporali in questa serie che non si riesce più a star dietro ai tempi e ai personaggi. È per questo che, inserendo su questo sito, che se lo trovo ve lo lascio qua sotto nell'info box, inserendo la puntata a cui siete arrivati, vi fa l'albero genealogico fino a quella puntata. È davvero una cosa utilissima, perché appunto mentre guardate la serie non capite più niente, non capite in che anno siete, non capite chi è chi, è davvero difficile da seguire, ma molto scura, mi è piaciuta molto e spero di finirla presto. L'ultima serie che ho visto, ma non l'ultima per cronologia, è How to Sell Drugs Online. È una serie che fa straridere, molto ironica, parla di un gruppo di ragazzi che decidono di vendere droga online. Ma non è un semplice spaccio, ma creano proprio un'azienda in cui vendere droga online. È davvero bella, fa straridere, molto leggera. Ovviamente non dovete prenderla, ma è un insegnamento cattivo, non si deve insegnare questo, perché è proprio una serie leggera che la guardate senza stare a sottolineare, insomma, l'aspetto educativo, perché ovviamente non è per niente educativa, ma a me è piaciuta tantissimo e ve la consiglio. Anch'essa l'ho vista in inglese con i sottotitoli in italiano. Bene ragazzi, queste erano le 5 serie TV che ho visto ultimamente su Netflix. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commentino ed iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Ciao!